Il suono delle sirene riempie il piazzale del parcheggio dell'ospedale di Polla, entra dalle finestre e attraversa corridoi e reparti. Il suono delle sirene dà coraggio a tutti, a chi le fa suonare e a chi l'ascolta. Unisce quel suono e scaccia, anche se solo per un poco, la paura. I vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina hanno voluto omaggiare così gli eroi di questa battaglia, medici e infermieri dell'ospedale Luigi Curto di Polla, con un minuto di sirena accesa. Insieme a loro i volontari della Protezione Civile di Polla, guidata da Angelo Caso, alla presenza anche del sindaco Rocco Giuliano e del direttore sanitario Luigi Mandia. Dalle finestre, dal pronto soccorso e dalle tende del pre-triage sono usciti medici e infermieri e hanno applaudito a loro volta. Si sono applauditi l'un con l'altro, eroi di questa battaglia contro un nemico invisibile, e hanno regalato emozione pura. Hanno dato forza, coraggio, hanno voluto dirsi l'un con l'altro che insieme ce la si può fare. E, nota a margine, per chi ha ripreso queste immagini dal cuore dell'incontro, sembrava che oltre a tutti i vigili del fuoco presenti ce ne fosse anche un altro, un po' massiccio di carattere e con un piglio da comandante. Qualcuno pare lo abbia chiamato anche per nome Luigi Morello. Per lui i vigili del fuoco hanno anche tenuto un minuto di silenzio.